Secondo me hai centrato il punto, perché il fatto di vedere una squadra che finalmente ha trovato le distanze in campo, una squadra compatta, che è stata lì a combattere su ogni pallone, forse quello ci ha aiutato tanto. E anche io non vedevo questo dall'inizio, quindi sicuramente la nota positiva è questa, di aver visto comunque una squadra che corre bene il campo, che corre bene e che cerca comunque di combattere su ogni palla, quello che poi abbiamo fatto noi con Cittadella, anche se non era facile, perché come tutti sappiamo, Cittadella è una squadra sognosa, fastidiosa e ti mette comunque in difficoltà. E quindi sicuramente sono contento di aver visto finalmente una squadra compatta che copre bene il campo. E poi sicuramente quello ha fatto la differenza per quanto riguarda il risultato, perché poi copri il campo così e ribatti su ogni palla, sicuramente poi porti a casa sicuramente qualcosa. E per quanto riguarda me, sicuramente è stata una partita importante che, come hai detto anche tu, che da un po' di tempo non facevo, perché forse anche visto il momento difficile, a volte non riesci comunque ad esprimerti bene e vai in difficoltà. Diciamo che questa con Cittadella è stata una bella partita. Questo sicuramente, visto comunque la mia stazza fisica, come è successo sempre, tutti gli anni ci vuole un po' di tempo per carburare, ecco. Quindi per me è difficile entrare subito in forma e quindi ci vuole un po' di tempo. Però al di là di questo, anche nel ruolo in cui sto giocando, io non ho quasi mai giocato, forse qualche partita l'anno scorso, quindi anche per me ci sono nuove situazioni, anche se comunque l'ho accettato, ho parlato col mister, quindi sicuramente sta a me dare il massimo in campo e fare bene. Però sicuramente ci sono delle situazioni nuove per me, però non ci sono problemi. Sicuramente anche la condizione fisica mi aiuta per fare queste prestazioni, quello che tutti noi vogliamo, perché poi quando fai queste prestazioni il primo ad essere contento sei tu, perché ti senti bene e vedi che, cioè, rispondi sul campo a quello che poi sono le prestazioni che ognuno di noi dovrebbe sempre fare. Ci tengo a precisare che le mie dichiarazioni non erano per dare delle colpe, ma erano sicuramente per cercare di capire quello che in quel momento il mister ti chiedeva. Sicuramente quando fai un modulo nuovo, perché per noi il 3-4-2-1 era un modulo nuovo che non avevamo mai fatto prima e che anche durante il ritiro non ci avevamo lavorato tantissimo, quindi quando il mister ti propone qualcosa di nuovo, è del tempo per assimilare gli schemi, le distanze, come abbiamo visto poi sul campo, e un po' tutto il contorno. Ecco, sicuramente avevamo bisogno di tempo. Non riuscivamo a esprimerlo sul campo, ma come ho detto prima, non era per dare delle colpe. Forse anche colpa nostra che non riuscivamo a capire bene il mister cosa chiedesse. Però contro il Cittadella qualche miglioramento c'è stato, e poi ecco, si vede anche dal risultato e dalla squadra come ha reagito, come si è comportata in campo. E secondo me la cosa più importante, perché questo campionato di Serie B molto equilibrato, devi essere perfetto tatticamente per poter portare comunque qualche punticino a casa. Noi sicuramente da questa vittoria dobbiamo ripartire, dobbiamo essere più forti e consapevoli della nostra forza, perché se dimostriamo di poter giocare così, ce la possiamo giocare contro tutti. Quindi il campo sicuramente decide, col tempo dirà cosa siamo, però noi dobbiamo continuare su questa strada senza pensare di aver risolto tutti i problemi che avevamo. Una vittoria non deve cambiare comunque il cammino o la mentalità di una squadra, e andare avanti per questa strada. Quando c'ho da dire qualcosa vado diretto, perché se siamo qui per risolvere i problemi bisogna parlare chiaro, e quindi ci siamo sempre parlati chiari e abbiamo sempre detto le cose in faccia, sempre le cose come stanno, ma per il bene comune, perché noi siamo qui e dobbiamo onorare il Pescara Calcio, quindi ognuno di noi deve cercare di portare qualcosina per risolvere i problemi. Sicuramente non tutti i problemi si risolvono con una vittoria, ma secondo me gran parte dei problemi si mettono alle spalle quando arriva la vittoria. Sicuramente ci sarà qualche giocatore contento, qualche giocatore meno contento, perché comunque chi gioca, chi non gioca, chi resta fuori sicuramente non può essere contento. Però questo non è un problema
che fa parte di questa squadra. Tutti i giocatori fino adesso si sono messi a disposizione dell'allenatore, l'allenatore è ancora qui con noi, siamo contenti e l'abbiamo dimostrato sul campo che noi vogliamo andare avanti, cercare di fare bene sia per noi stessi ma per il Pescara. Allora Gennaro, buon pomeriggio, ti faccio due domande, una un po' più complessa. Qual è secondo te il reale valore di questa squadra? Soprattutto quali sono le differenze rispetto alle rose di cui hai fatto parte nelle ultime stagioni? E poi personalmente quanto ti cambia giocare a 3 o a 4 e quanto ti cambia giocare al centro dei 3 o da braccetto? No, per quanto riguarda la rosa di quest'anno, secondo me è una squadra forte, composta da giocatori importanti che hanno fatto sia campionati di Serie A ma anche campionati di Serie B e hanno dimostrato il proprio valore. Siamo stati un po' sfortunati perché all'inizio comunque abbiamo avuto anche tanti infortuni e, come dicevamo anche prima, abbiamo cambiato un po' di moduli, un po' di uomini, quindi non eravamo ancora entrati, come posso dire, non avevamo ancora trovato un modulo adatto a noi, quindi ci sono state tanti cambi, tante cose, quindi sicuramente questo non ha portato frutti. Sicuramente è una squadra forte, una squadra allestita comunque per fare un buon campionato e non per essere ultimo in classifica. Sicuramente questa non è la posizione che meritiamo e lo dobbiamo dimostrare. La seconda domanda che mi hai detto, giocare a 3 o 4, braccetto centrale? No, la difesa a 3 per me non è un problema, ci ho giocato e anzi mi trovo bene sia a 3 che a 4, come ho giocato in tutti e due i ruoli. L'unica cosa è il centrale, che non ho quasi mai fatto, forse 2-3 volte l'anno scorso, ma pochissime volte, quindi sicuramente per me è un ruolo nuovo da ricoprire. Ne ho parlato anche col mister, quindi piano piano cerco di mettermi a disposizione, di cercare di fare il massimo in quella posizione. Sicuramente giocare terzo di sinistra per me sarebbe più facile, perché l'ho già fatto, lo feci l'anno di Trapani, quindi mi sono trovato benissimo. Però io ho detto al mister che sono a disposizione dove servo gioco, poi dobbiamo fare quello che l'allenatore ci chiede. Io ho dato massima disponibilità, però se dovrei scegliere preferirei centro-sinistra, ma non è assolutamente un problema giocare centrale. Assolutamente. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro, se riusciamo lo dobbiamo fare bene. Poi queste cose non sono cose che interessano a noi. Noi sappiamo di avere un presidente che non ci ha mai fatto mancare nulla, c'è sempre stato vicino, è sempre presente, quindi andiamo avanti. Se dovesse arrivare qualcuno nuovo, noi lo accoglieremo sicuramente. Una partita importante contro un avversario forte, una rosa importante, la squadra conosciamo tutti, lotta per vincere il campionato. Sicuramente per noi sarà un test importante per capire dove possiamo arrivare e cosa possiamo fare. Sicuramente una partita da affrontare come quella che abbiamo affrontato col Cittadella, né più né meno, e cercare di fare il risultato, ecco. Io penso di sì, io penso che se facciamo una partita attenta, concentrati come abbiamo fatto finalmente il primo tempo con Cittadella, ce la possiamo giocare alla grande. Gennaro, l'ultima per me, tu sei un veterano, sei qui da 3 anni, rispetto alla squadra dell'anno scorso e quella di 2 anni fa, l'attuale rosa secondo te è più competitiva o meno competitiva rispetto alle 2 annate precedenti? Ma forse rispetto a quella del primo anno qualcosina in meno, rispetto a quella dell'anno scorso qualcosina in più. Okay.